Ciao di nuovo a tutti ragazzi, sono SilverTX e in questo nuovo video sono tornato qui su Gran Turismo per continuare la nostra carriera senza quella serie Touring in car di merda. La macchina è fantastica, questa non ne voglio parlare. Andiamo a vedere se possiamo ora far le gare della Liga Gran Turismo. No, non queste. Cosa mancava? Ah, Lega Inglese 394. La macchina è troppo culusa, quindi andiamo a cambiarla. Prendiamo qualcosa di peggiore. 394, no, questa è troppo. Mi tocca riutilizzare questa. Ma speriamo ne valga la pena, non mi faccia failare questo video. Gran Turismo Lega. Vai, campionati inglesi. Sì, bravo, grande, sì, il migliore. Dobbiamo partire per il tir. Sto sparando così senza niente, senza nesso, senza un buon nesso logico. Aspettate. È partito. Che macchine antiche che stanno, ma la mia spacca il mondo. Bravo, accelerazione, partenza da maestro, ragazzi. E me non volevo più usarla quest'auto, non volevo più utilizzarla. Oddio, non è che non mi piaccia, però non volevo più utilizzarla dopo quel che è successo. Invece mi tocca utilizzarla di nuovo. No, no, ecco, questo è quel che intendo dopo quel che è successo. Ma perché c'hanno dei Jaguar mostruosi e li scassano per andare sulla terra così, gialli, verdi? Perché dei Jaguar mostruosi costano un casino di soldi? Sì, ma spendili bene, comprali grigi, no? Che cazzo li compri, Jaguar gialli, verdi? Che colori di merda, per una macchina di merda. È vero, sì, una macchina di merda, però c'ha l'inglese e il grigio, ci va bene, no? Da più classe, eleganza. No, gialli e verdi, colori giusti per una macchina da un milione di soldi, milioni di euro, dollari ancora di più. Devo cercare di mettermi in scia sto coglion e io li supero in mezzo. Li tocco, vaffanculo, però li supero lo stesso in mezzo. Minchia, la Lotus Esprit, diciamo che mi è sempre piaciuta quella macchina, anche quella gialla che sta dietro a me, la TVR Griffith, una cosa del genere si chiamava, Craffit, Griffith. Mo non ricordo, ero piccolino quando leggevo quei nomi di quelle macchine. Mamma mia che drift, ragazzi, mamma mia, ragazzi, mamma tua. Mamma mia, anzi mamma tua. Me ero dimenticato sempre dei cerchioni blu di quest'auto. Sì, me ne ero dimenticato perché sì, intanto alzo il volume, non lo so se si sentirà nel video. Tagliamo la strada perché questa curva serve per essere tagliata. Anche se non ha proprio senso, vabbè dai, fa niente. Basta che riusciamo a vincere questa gara, riusciamo a vincere la prossima e potremo entrare nella Lega del Pacifico o nella Lega Oceanica. Cosa fantastica per me, cosa che non faccio da quando avevo circa 6 anni. Non avevo 6 anni quando feci la Lega della... Diciamo che fu la prima volta che ebbi la varicella, quindi... stavo a casa di mia nonna e c'avevo la PlayStation 1. Sì, la PlayStation 1 con Gran Turismo 2, mi ricordo, originalissimo, bellissimo. Ossia questo qua che stiamo giocando adesso. Accelera, Cribbio. Sì, facevo. Riuscii a vincere quasi tutta la Liga. Avevo la varicella, erano circa, avevo. Quando è nato? 2007, avevo. Non vi dico l'età. Però non, vabbè, ve lo dico, avevo circa 7 anni in quel tempo. No, perché uno facendo il calcolo mentale saprebbe ora quanti anni ho. È cosa che a me dà altamente fastidio, rivelare informazioni personali non appropriate al discorso. E ora devo cercare di accelerare, ma vaffanculo. Mica, ma questo qua mi sta in culo. Se io vado a fare un errore qua so cazzi, devo rifarla. No, ora vado a fare errori, vaffanculo. Wow, modalità Silver DX. Vai, curva di merda, grande. Che staccata. Perché non era una staccata, ma fa niente. Staccato un amicidio. Rischiato grande di andare a sbattere. Dai che ce l'ha fatta. Va, fanculo, ha vinto. Fanculo il tempo, sul giro, non ci interessano. Che poi devo fare chiarimento su qualche cosa. Minchia come sto puzzando. Allora, io sto facendo non una serie, diciamo delle puntate dove faccio dei giri. Aspetta, abbasso un po' il volume che mi fa male. Dove sto facendo dei giri veloci su vari circuiti di questo fantastico gioco. Ecco. Sì, sto facendo giri veloci
Però io dico sempre che il tempo non è che è il mio forte, cioè non mi interessa proprio fare buon tempo, buon setture. Sono delle stronzate, a mio parere. 843, vediamo se ce la facciamo con la Dashin. Dai Shin. Sì, ha voglia, dai. E quindi vi dicevo, però sto facendo, giusto per farvi vedere i veicoli, farvi vedere come guido bene quando sono serio. Ecco perché sto facendo questa miniserie, diciamo, queste puntate, così. Proprio per farvi dire come sono bravo, come non... Io qua gioco per finta. È tutto calcolato, ragazzi, è tutto calcolato. Oddio, i Mercedes, perché giocano... una Porsche, bella, fantastica. Ma io con le macchine giapponesi spacco i culi questa. Che poi ho notato, quest'auto, quando fa le curve, l'ho notato mentre facevo il video del giro veloce. Ho notato che certe volte quando fa le curve spara fiammate durante il cambio delle marce. Mo vediamo se riesco a farvelo notare. Spara delle fiammate a cazzo, cioè no a cazzo, in senso quando cambia la marcia è normale, naturalissima la cosa. Avviene uno scoppio nella camera di combustione così eccessivo che permette all'auto di... Vabbè, quello. Mi sono capito da solo. Però è bello che questo gioco aveva già le fiammate, i veicoli, cioè è una cosa bella, dai. Vabbè, diciamo che questa gara l'ho già vinta, fa niente. L'ho già vinta. Al primo colpo l'ho vinta, io che bestemmiamo così tanto con quelle altre auto. È vero, mo che devo fare la Lega del Pacifico, devo prendere la Honda NSX con la Nira, con l'inguidabile. Però, siamo già alla seconda gara di questo video. Vediamo se dopo farò l'ultima gara del trofeo Super Touring, quello dove vinco queste auto potenti. Chissà quale mostro riuscirò a vincere quest'oggi. Però sarà una gara forse un po' più difficile, perché so che parteciperanno macchine molto potenti. E la madonna, il serpentino si è distaccato. Guardate la minimappa, quanto è bella. Ogni tanto mi lagga così a cazzo. Ma non è che lagga, sì, lagga. Però sono cali di frame che avvengono in determinati secondi. Diciamo ogni 5 secondi avviene qualche calo di frame. Questo lo potevamo notare meglio in Gran Turismo. Non Gran Turismo, scusate, nell'episodio di Crash Bandicoot, quando laggava, calava i frame ogni 3-4 secondi. Così a cazzo. Ecco, sto guidando bene, ragazzi, questo significa guidare bene. Ora capite? Ora capite? Gira, cazzo! Bravo! Bravissimo! Salta, grande. Gira. E va a sbattere, ragazzi. Grande. GL Ande. No, tipo questa gara questa macchina è fantastica. Questa è fantastica, mi piace tantissimo. La vorrei anche se non ci sta, però se quando giocherò... No, non vi spoilerò niente, lasciamo stare, non vi spoilerò niente. Continuiamo con questa gara. Gira, lascia, frena, grande. Mamma mia che curva, ragazzi, no, c'è da fare un giro veloce. Però non con questa macchina non c'è bisogno. Sì, dai, veloce, dai che ho vinto, dai, dammi premi. Cash, soldi, ora, dai, che devo passare alla prossima lega. Chissà se ho vinto auto qualcosa, dopo aver completato tutta la lega, no? Qualcosa devo pur vincere. Cioè, tutta la lega, intendo quella base. Ora mi sono qualificato per la Lega del Pacifico. Nessuna vettura ho vinto. Ma vaffanculo, va. Ma le ho fatte tutte almeno? Sembra che io le abbia fatte tutte. Sembra. Ma non è. Dai che forse siamo quasi arrivati alla fine della serie. Ok, ora posso partecipare a quelle altre gare, ma non la faccio. Voglio fare evento speciale. Sì. Grand Touring, no Super Touring, ho sbagliato. 591, cazzo, ci ho visto... No, con questa non ce la faccio. Con quell'altra non ce la faccio lo stesso. Perché quell'altra è troppo potente. Troppo. 608, raga. Cazzo. E se no, volevo farlo quello Super Touring. Dai, mi sarebbe piaciuto. E se no, lo provo a fare con la macchina. Fa niente che perdo, dai. Con la Dashin. Dashin. Perché Dashin? Dashin. Eppure posso far qualcosa, aspettate. Posso far qualcosa. No, gommista, non mi interessa. Aspetta, ma io posso cambiare le gomme a sta macchina. No, fantastico. Allora le metto, allora. Mettiamo, no, queste rosse, queste No, queste sono fantastiche, no, queste qua. Sono più luminose, fanculo, prendiamo queste. Vai. Ok, fantastico. Ora abbiamo un'auto personalizzata.
Ora sappiamo che è mia, questa qua è mia. Nissan Daishin, Daishin, questa è Silvia, quindi Nissan Turbo. Turbo non è, perciò fanculo. Ho detto che non è a turbo perché ho cliccato lo stesso. Marmite non le posso installare perché questa, essendo già una vettura da corsa, queste stronzate non ne ha proprio bisogno. Però qualcosa forse si può mettere. No, il caso. Elaborazione motori aspirati, no. Equilibratura del motore, no. Cioè la macchina la devo avere così, non la posso più modificare. Aumento della cilindrata, un cazzo, cioè non posso fare più niente. La macchina è questa. Trasmissione, altri. Riduzione della massa, non ho bisogno perché questa, essendo già da corsa, fanculo, camminiamo. No! Sto perdendo tempo. Evento speciale. Sì, Grand Touring. Midfield. Allora, qua inizio gara. Dai che siamo epici. Come si parte questa gara? Da fermi o partenza lanciata? Questo non si sa. Ma che bello, non sono messi in corrispondenza con la riga a terra. Allora, noi abbiamo una macchina con una determinata accelerazione, perciò forse possiamo fare il culo e il cazzo. Mi hanno fottuto già. Ma non capisco, ma quale auto, no? Queste qua già inglesi, che cosa sono? No, ma sta pure avanti la macchina, diciamo un modello vecchio di quella rossa mia, la Nissan GTS. Ecco, quando la modifichi non perdono il controllo? Perché questi qua rimangono sui binari e non riescono a sbandare? No dai, ce la faccio comunque. Sarebbe tutto calcolato. Era tutto calcolato perché vedete? Ho vinto. Non devo fare errori. E spero che questa musichetta non mi porti errori. L'ultima volta che ho ascoltato questa musichetta nel gioco ho perso. Sì, non si sente, è una musichetta di merda. Ogni tanto si sente un sassofono che fa bibi bibi. Ma è una musichetta di merda. Via, acceleriamo, vai. Che poi le marmitte dovrebbero stare sotto. Cioè lo scarico sta sotto in quest'auto. Perché io vedo che le fiammate escono da sotto ogni tanto. Non ve l'ho fatto notare prima, ve l'ho uscite. Minchia. No, è fantastico questo. Questa è fantastico. Quest'auto, se si potesse rinominare, la chiamerei Silver DX quest'auto. Cioè, la Silver DX car. Fantastico. Vedete come mantengo la traiettoria. Madonna, sto sbandando. Oh, che cazzo vai? No, tre giri su uno. Spero che almeno di vincere una buona auto. Cioè, da quanto mi ricordo quando ero piccolo, dovrei vincere. No, non ve lo spoilerò. Però finalmente arriviamo a quel che ho voluto da quando ho comprato quella macchina rossa, la Nissan GTS. Da quando l'ho comprata vi feci vedere un po' di cose, ma non vi spoilerò niente. Perché anche perché non sono insicuro, perché io quando ero piccolo ci giocavo. Sempre quando ero piccolo, ricordo sempre il passato. Mi ricordo poco di quel che si vinceva qui. Però se tutto va bene dovrei vincere una bellissima macchina, che non potrò usare nella Lega del Pacifico, perché sarà troppo potente. E forse nella Lega finale sarà troppo lenta. Cioè immaginate che potenza queste auto. Accelera, bravo. Ma non sbanda però, no, non sbanda più. Lui perdeva il controllo all'inizio. O non lo so, o sono come morbide montate così a cazzo. Che poi avete notato che io i setup non li faccio proprio. Cioè, prima delle gare di solito la gente più seria, no, fai setup, questo. Io, si dice nella mia città, si dice alla Chemnofoot. Ossia, Chemnofoot, dal greco antico, significa che cazzo me ne fotte. Facciamo quel che succede. Si dice anche alla cazzo de cane. Ossia a cazzo di cane. Cioè come vuoi. Sempre dal greco antico, dal greco antico. Un po' di latino c'è, cioè, anche se il greco e il latino sono nettamente diversi, due lingue differenti. Ma dal greco antico e dal latino, diciamo, più moderno, mischiandolo. Aspetta che ho lasciato l'acceleratore per aggiustarmi. Si può formare queste frasi epiche, di epicità maniacale. Ma che cazzo sto dicendo? Pensiamo solo a vincere la gara. Minchia, dovrei fare dei giri veloci tutti con quest'auto. Ecco come sbanda, capito? Cioè quest'auto è fantastica. È l'epicità questa, l'epicità maniacale. Ma questa non è motore aspirato, è motore turbo. Primo perché c'è la lancettina là sotto. Secondo perché si sente quando cambia la marcia, fa quei rumori strani di quando cambi la marcia.
motore turbo, e poi si vede quanto è turbo e quanto è aspirato, pure dai rumori, da queste stronzate. Ma ora, bello, bellissima, le ruote rosse così a cazzo. Bonus, dammi la macchina buona, dammi la macchina buona. Spero che sia quella arancione. La macchina arancione? Sì, c'era una macchina arancione. Allora, aspettate, spero di aver vinto, essere arrivato finalmente a vincere quest'auto arancione. Eh sì, e fu così che la mia auto rossa Nissan GTS divenne così. Bellissima, ragazzi, bellissima. 702 cavalli. Oddio, questa spacco il mondo con quest'auto. Oh mio Dio, ho paura. Cioè, guardate che magnificenza. Ora, non lo so, ci farò un giro veloce. Però, se la devo vendere, costa, vale poco, nettamente. Cioè, sarebbe in pratica questa qua. Però ho fatto il modello proprio... Mamma mia, ragazzi, mamma mia, guardatela. Ammiratela in tutta la sua magnificenza. Comunque, ragazzi... Ah, del 99 quest'auto. Comunque, ragazzi, io vi saluto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, perché l'iscrizione non conta niente. Dai, lasciate un'iscrizione così. E va bene. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, 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 ciao.